Stadio Olimpico di Roma, 31esima giornata di Serie A, la 12esima di ritorno. Lazio-Roma, amici di Teleradio Stereo, ben trovati e buon pomeriggio da Gabriele Ziantoni e Marco Valerio Rossomando. Vaz la impenna verso Felipe Anderson, esce bene Manolas, quindi El Shaarawy, triangolo con Perotti, viene chiamato in causa anche Lucas Digne, parte un cross per El Shaarawy con la testa! Rete! 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 Lazio 0, Roma 1, Stefan El Shaarawy! E che gran palla di Lucas Digne, perfetta per El Shaarawy, che ha dovuto comodamente appoggiare il pallone con la testa in porta. Nessuno scampo per Federico Marchetti. Bene, benissimo così, Gabriele. Alla prima vera occasione, la Roma, la grande squadra, l'ha subito sbloccata. Dietro verso Perotti che salta Felipe Anderson, sul fondo parte il cross, smorzato da Patrick, poi scivolata di Nainggolan che la recupera. Lato corto sinistro, fuori per Pjanic che va a calciare a giro, palo clamoroso di Pjanic, palla ancora giocabile per Momo Salah, che palo di Pjanic, poi il tiro di Florenzi alle stelle. Creare danni per Toscavino, questo è un giallo subito, eh. Perotti al limite va a calciare, palo clamoroso, palla ancora buona per Dzeko! Dzeko! Lazio 0, Roma 2. Chi ha segnato, Marco? Edin Dzeko, anche contro la sfiga, perché un altro palo della Roma, questa volta con Perotti, però questa volta non poteva veramente sbagliare Dzeko, che in tapin ha accomodato il pallone dentro la porta. Sveglia dalla bandierina che divide la tribuna Tevere dalla curva nord, davanti in questo momento lo spiovente Parolo Falatorre, palo di Hutt e poi Florenzi la scaraventa via. Un altro spiovente, Klose, traversa della Lazio, clamorosa. Ha toccato a Szczęsny quella Gabriele. To be left down in the dark, to be kicked when you're down, feel like you've been pushed around. Occhio a Keita, altra palla messa dentro per Klose che anticipa con la testa Szczęsny, poi sulla linea di porta credo sia arrivato Marco Parolo a siglare il gol del 2-1. Pjanic a battere questo calcio d'angolo, il secondo della ripresa, con l'interno destro parte in questo momento lo spiovente, Keita non serviva per niente, Keita però fuori, arriva il tiro, e gol Alessandro Florenzi, al volo ha trovato un gol meraviglioso e dunque cambia di nuovo il parziale allo Stadio Olimpico, Lazio 1, Roma 3, Alessandro Florenzi. Che gol ha fatto Gabriele, di prima intenzione, sugli sviluppi poi di questo calcio d'angolo. Tra l'altro credo ci fosse anche un rigore su Keita. Sì, Rafaid, poi Perotti, dice il contrasto con Marco Parolo, al limite, Perotti, va a calciare! Rete! Rete! Anche Diego Perotti sale sulla giostra del gol! Lazio 1, Roma 4, Marco, non è una partita, è una mattanza, è una corrida! Ribadiamo a questo punto il finale dello Stadio Olimpico. La Roma vince il derby e batte per 4-1 la Lazio. La Lazio non esiste, ragazzi. Serie A a 19 squadre. Vabbè, mischiamo le squadre la prossima volta, così magari riusciamo a fare qualcosa di più. Your life is over. Are you stuck inside a world?